risotto ai porcini e cacio e pepe. Aggiungiamo un filo d'olio, un po' di scalogno e facciamo rosolare. Ora aggiungiamo il riso e facciamo tostare. Il riso tostato, bello caldo, gli aggiungiamo un goccio di vino. Lasciamo evaporare. Iniziamo la cottura aggiungendo del brodo bollente. A 5 minuti da fine cottura aggiungiamo i porcini. Terminata la cottura andiamo a manticare. Aggiungiamo il burro, parmigiano reggiano grattugiato e un po' di prezzemolo. Posizioniamo al centro il copapasta. Andiamo a inserire il riso. Togliamo il copapasta. Aggiungiamo del guanciale croccante, cacio e pepe. Ultimiamo con del pepe rosa. Il piatto è pronto.